Però è uno di quegli interventi straordinari perché abbattono il muro della statale 16 tra chi sta sopra la statale e chi sta sotto. Qui alle nostre spalle c'è un quartiere molto vivo, molto forte, quello dei Padulli, ci sono le industrie Valentini, una progettazione che viene addirittura, qui c'è l'ingegnere della Valle, da 10-15 anni fa, anche di più. Oggi però a terra concretamente viene realizzata e non è la rotonda davanti agli stabilimenti Valentini, ma è uno svincolo rotatorio con sottopassi ciclopedonali e sovrappassi ciclopedonali che collega chi sta sopra la statale 16, gli abitanti dei Padulli, con il resto della città. Cioè non è una rotonda, non è un intervento one shot, one spot, così lì casuale, ma fa parte dell'intervento che in questi 8, 9, 10 anni abbiamo voluto fare per abbattere il muro della statale 16, lo svincolo rotatorio della Grotta Rossa, lo svincolo rotatorio di Covignano, lo svincolo rotatorio dei Padulli, lo grande svincolo rotatorio dello stadio del baseball. Abbiamo dimostrato che con concretezza, col comune, partecipazione, abbiamo lavorato con i cittadini con centinaia di incontri, oggi c'è uno di quegli interventi straordinari che collegano il sotto e il sopra. Cosa vuol dire? Che uno dai Padulli può prendere la bicicletta, un ragazzino, andare a scuola, se va in una scuola sotto la statale 16, oppure può andare al mare, perché qui siamo e qui, come dire, adesso ridiamo noi delle risate dei patacche che dicevano l'anello verde ciclabile, qui siamo sull'anello verde. Abita i Padulli, passi sul ponticello che verrà dismesso di via Aldo Moro, dismesso dall'uso delle auto, arrivi sull'anello verde, arrivi al Parco Marecchi, al Ponte di Tiberio, vai giù per il Porto Canale, sei a Marina, senza il pericolo dell'attraversamento della statale 16. E un'altra funzione che ha questo svincolo rotatorio è quello di decongestionare la Marecchiese. Adesso, come dire, da Rimini sotto la statale 16, Rimini il tessuto urbano centrale, per andare sulla Marecchiese non devi intasarti sulla Marecchiese per andare a Verucchio, ma puoi metterti sulla statale 16 anche dallo svincolo rotatorio di Aldo Moro. Cioè è un punto di penetrazione nella città che sgonfia la Marecchiese. Un'altra cosa, diciamo al governo, adesso basta, di qualunque colore sei, noi l'abbiamo sempre detto, siamo in attesa di ulteriori opere che spettano il governo, a Società Autostrade. Sto parlando delle opere integrative, la terza corsia dell'autostrada. La terza corsia è stata fatta già anni fa, aspettiamo ancora le rotonde di Montescudo Coriano e della statale di San Marino con gli annessi sottopassi ciclabili, uno da Montescudo sotto la statale 16 all'altezza della via Montescudo e Coriano, in modo da far sì che chi abita Villaggio Primo Maggio prende la bicicletta, passa sotto la statale, arriva davanti al Garden, passa sotto via Euterpe e fila dritto fino a Piazzale Kennedy. Un altro sottopasso ciclabile è previsto a Covignano e altri due, Covignano e Grotta Rossa, in modo tale che chi abita sopra passa sotto la statale 16 in bicicletta e arriva alla città. Adesso basta, diciamo anche al ministro De Micheli che è ora di chiudere definitivamente il contenzioso Società Autostrade, Governo, ANAS, ASPI. È surreale che la gara è già stata svolta per la realizzazione delle due rotonde. Noi come comune abbiamo contribuito al progetto esecutivo già da 7 anni, abbiamo espropriato i terreni. La gente a me mi dice quando partono quelle due rotonde, San Marino, Montescudo e Coriano, e quando arrivano i sottopassi Grotta Rossa e Covignano, il sindaco prende, come dire, anche gli schiaffoni virtuali, ma la risposta non arriva da Roma. Se non siete in grado, diciamo al governo, di fare quelle opere, dateci la possibilità, le facciamo noi. Abbiamo dimostrato anche oggi che è possibile. Padulli, torno qui, questo è un primo intervento perché poi ci sarà il prolungamento di via Tosca dentro i Padulli, la realizzazione di, qui c'è l'ingegnere della Valle, di un altro ponte che permetterà di collegare completamente il quartiere col resto della città e oggi anche, come dire, nel segno della bellezza, perché quando fai un'opera, se la fai bella, dai più importanza al quartiere dove abiti, lo rispetti, diventi armonioso. Anche con quest'opera molto bella colleghiamo e rompiamo una frattura della città e colleghiamo due parti che prima erano un po' scollegate.